Salve a tutti, gente, ed eccomi qua in questo nuovo video. Ok, sì, è un video che non riesco a farmi, ma comunque se lo faccio, lo faccio avere una persona molto cara. Ok, mi lega i capelli e iniziamo. Ok, parlo piano perché dormeggiata. Come avete letto dal titolo, giustizia per mia suocera. Non ve ne posso raccontare in tutto e per tutto di quello che, di dove, quando e diciamo che cosa, però almeno, più o meno vi racconterò. Quello che me la sento, però non posso andare più oltre perché non me la sento. Quello che riuscirò a parlarvi, vi parlo. Allora, vi parlerò il momento che io l'ho sentita e poi dopo. Allora, parlarne mi sento male e mi si torciglia tutto allo stomaco. Allora, partiamo già da questo che perché giustizia per Giovanna sarebbe mia suocera. Io vi metterò il link qua sotto in descrizione della pagina di mia suocera di quello che gli è accaduto il giorno che se n'è andata. Non so per filo e per segno di cosa cavolo è successo, ma non solo io, diciamo tutta la nostra famiglia non sa che cosa. Che cavolo è successo quel giorno? Ma qualcuno la deve pagare davvero tanto. Vi voglio solo chiedere un rispetto e un favore enorme di far girare questa pagina e condividerla dappertutto, almeno così non solo darò giustizia a mia suocera, ma anche le persone che hanno avuto lo stesso trattamento. Però di più a mia suocera. Vi metterò il link della pagina qui sotto, che è su Facebook. Non ve ne posso parlare qua in video, ma nella sua pagina potete leggere di tutto e di più di quello che più o meno è accaduto. Io vi dirò la mia. Quello che è successo è che mia suocera aveva un stava in dialisi, stava benissimo. La ricoverano perché ha avuto una piccolissima infezione alle vie urinarie, ovviamente. È una cosa che comunque capita sia sì, alle persone che stanno in dialisi, può capitare, però mia suocera stava benissimo. Io purtroppo sono dovuta andare solo per massimo tre quarto volte, perché comunque avevo Giada che era piccolissima, nessuno me la poteva guardare perché i miei genitori avevano da fare, mia sorella aveva da fare, è un casino, beh, togliamo questo da mezzo. Comunque, dopo che sono andata, e questo è capitato 2 giorni prima dell'onomastico di mio padre, il brutto giorno dell'onomastico di mio padre, scusate, 2 giorni prima, se non mi sbaglio, un giorno prima, sono andata in ospedale a trovarla, stavo benissimo, la saluto e vado a casa. Il 6 mattina. Lei aveva l'abilità che era la prima a qualsiasi onomastico o compleanno della mia famiglia, me, a dargli gli auguri, sì, su Facebook e sì, chiamarmi. Quella mattina ha dato gli auguri a mio padre su Facebook. Poi
sono l'una. Sì, perché ci stavamo il figlio qua, Antonio, mio marito, a mangiare qua. Ci chiamo. Ha parlato con il figlio, io me l'ha passata e ha detto: Ro, come stai? Io sto bene, voi come state? Io sì, sto bene, e l'ho sentita benissimo al telefono, anzi, molto meglio della prima volta che l'abbiamo portata in ospedale. Stava benissimo. Vabbè, poi vi vengo a trovare, non vi preoccupate, il tempo che vedo come faccio con Giada e vengo. Lei, no, non ti preoccupare, guardati, perché la piccola vuole la mamma. Non l'abbandonare, non la fa star sola. Poi noi ci sentiamo. Scusate. Va bene, ok. Io poi stasera ti chiamo, do gli auguri a tuo padre. Che papà doveva venire verso le 7 di sera. Bene, alle 7 di sera siamo andati a mangiare a casa del nostro amico, perché pure l'onomastico suo è il 6, è San Salvatore. Andiamo tutti a casa di nostro amico a mangiare. La chiamata di mia socia non è arrivata. Ho detto, vabbè, strano, può darsi pure perché sta facendo qualcosa di importante, non ho potuto chiamare. Stavamo tutti a mangiare, all'improvviso vedo dei messaggi strani nel gruppo della nostra famiglia. Io avviso Antonio a dire, guarda, chiama a casa, vedi un po' che è successo, perché in pratica tua mamma dice che c'è stata un po' di pressione. Parla con mia cognata e mia cognata dice: corri in ospedale, mamma c'è sale dalla pressione e via, basta, non so più niente. Mio cognato Jenny e mia sorella Giovanna lo accompagnano in ospedale, però là stava tutto bene, tranquillo, quando loro se ne sono andati. Mentre stavamo parlando in famiglia tra di noi, arriva la telefonata da mio amico Banana. Non so perché, non mi è arrivata a me, mi è arrivata a lui, però non mi interessa, perché comunque da quell'attimo è stata mia sorella a chiamare Banana per non farmi dare un colpo a me diretto. Già, in quel momento della telefonata si sono mi si è fermato il cuore. Non mi sentivo bene in quel momento, non lo so, non mi sentivo bene. Quando ho sentito giura, mi sono fatta mille pensieri in testa. Mille. In quell'attimo non ho pensato nemmeno a mia figlia, ma non per cattiveria. No, no, no. In quell'attimo non ho capito niente, ho visto solo gente che se ne fuggiva di là, di qua, di vedere chi è che mi doveva accompagnare in ospedale e andare da Antonio. E da lì non l'ho vista più. E questo è stato l'incubo di quel brutto giorno. Un incubo che non è finita qua. Perché poi subentravano i dubbi, la rabbia. I dubbi, la rabbia di come è successo, di cosa è successo. Perciò vi dico di mettere la mano sul cuore e condividere questa pagina per vedere che cosa l'hanno fatto. Perché comunque l'ospedale di Napoli, non voglio fare il nome, vedete tutto in quella pagina. Sapete tutto in quella pagina, se andate a vedere in quella pagina. È un ospedale di Napoli, è un ospedale orrendo, è un piano orrendo, più orrendo che non si può.
perciò vi dico di farmi la cortesia di avere un briciolo di cuore, una mano sul cuore, di condividere questa pagina più è possibile e anche fare un po' giustizia a una persona che ce l'hanno tolta così e non si sa nemmeno come. Aveva 54 anni, non doveva morire a 54 anni, non è una persona sana, diciamo sana non può morire a 54 anni, è impossibile. Perciò io vi ringrazierei di vero cuore che condividesse la pagina in tutto e per tutto, in tutti i vostri amici, parenti, tutto, e questa cosa deve girare, che dobbiamo fare giustizia. La mia suocera era una persona forte che è andata avanti nel buono e nei cattivi momenti, è andata sempre avanti con un sorriso enorme. E perciò vi chiedo di condividere questa pagina, ve lo chiedo, ve lo ripeterò anche se farò altri video di. Metterò sempre il link sotto all'info box che dovete andare a condividere. Condividete, commentate su quella pagina qualcosa, ne pensate, perché comunque ve l'ho detto, io non ce la faccio a parlare qua. Però trovate tutto, tutto, tutto scritto in quella pagina. E sta scritto Giustizia per Giovanna. Vabbè, ve l'ho detto, vi metterò il link qui sotto all'info box. Mi raccomando. Rispetto a questa pagina, rispetto a me e mia suocera e alla famiglia, ovviamente, che è la prima cosa di me, la famiglia. Vi ringrazierei davvero di cuore se condividete appunto la pagina. Io non so cosa pensarne e ormai ogni 6 di agosto mi ho una botta nel cuore. Mi dovete credere, una botta nel cuore, perché non si può. Mettiamo per il caso che comunque passo io a mia nonna da 77 anni, sempre perché non si sa come è morta, sempre in quel orrendo ospedale. Non si sa come è morta neanche mia nonna, ma comunque io e nonna ci abbiamo fatto 3.700 pensieri, che avevamo detto, vabbè, ormai è anziana, aveva i suoi problemi di cuore, eccetera, ma neanche l'abbiamo saputo neanche come era morta mia nonna, però comunque mia nonna era anziana. Non dovevamo morire anche lei a 77 anni, però comunque, confronto a mia suocera che ha comunque, no, diciamo, no, abbandonato, ha lasciato qua 6 figli e uno addirittura è piccolo, ha 15 anni. E non si può, sinceramente, non si può. Vabbè, io vi ringrazio di aver seguito questo video. Mi raccomando, condividetelo in tanti e in tutti, pure se io ho pochi iscritti, ho 406 iscritti, ma voi, se mi volete bene, condividete questo video, condividete quella pagina, la pagina di mia suocera. Mi raccomando, cerchiamo di sapere la verità e dare giustizia a una persona che non c'è più, perché ce l'hanno torta così come niente fosse. Io vi ringrazio di aver visto questo video. Poi ovviamente ci rivediamo con altri video a tempo che mi organizzo. E io vi mando un bacione a tutti voi che siate ancora iscritti al mio canale, pure se non riesco a fare più video, ma mi volete bene e mi seguite sempre. Comunque ve lo ripeterò di nuovo, non voglio essere sempre ripetitiva, ma qua sotto nell'info box metterò il link della pagina che voi andate a condividere e potete commentare che cosa ne pensate. E vi mando un grosso bacione. E noi ci vediamo al prossimo video, o una prossima live, o un prossimo vlog. Ciao!